Daniele ci racconta. In passato io ero molto sottomesso alla mia famiglia. Vivevo le mie giornate preso dalla scuola, ma anche e soprattutto dal lavoro, che svolgevo con i miei genitori praticamente fin dall'infanzia. Per me era una fatica portare avanti tutti questi impegni. La giornata era pesante e il clima in famiglia era opprimente. Solo oggi, a distanza di molto tempo, mi rendo conto che questa situazione di tensione familiare mi faceva stare davvero male. E forse è proprio quello che mi ha portato a rifugiarmi nell'alcol. Ricordo che in alcuni periodi stavo davvero molto molto male. Mia madre mi teneva in casa per controllare che io non bevessi e io escogitavo tutti i modi per scappare di nascosto, per procurarmi da bere. Non avevo amici, si può dire. Non legavo con nessuno, anzi, ero sempre scontroso, arrabbiato con tutti. Ricordo poi chiaramente il momento in cui tutto questo cambiò. È passato parecchio tempo da quando sono arrivato qui. E ogni giorno mi sveglio ricordando me stesso quanto sono fortunato ad essere ancora vivo. Se non ci fossero state tutte le persone che mi hanno aiutato in questi anni, io oggi non sarei qui a raccontare la mia storia, ma sarei sottoterra. Non credevo che ci fosse un modo per uscire dal periodo di crisi che ho attraversato, ma fortunatamente ho trovato il modo di stare meglio. Se potessi, racconterei la mia storia a tutte le persone che stanno ancora combattendo contro la dipendenza dall'alcol, contro la depressione, e direi loro soprattutto di lasciarsi aiutare e possibilmente di entrare in una comunità.